Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. E io davanti a voi e davanti ai colleghi della Giunta e davanti a tutti i cittadini lo giuro di nuovo, solennemente, perché io sono qui solo per svolgere questo servizio e questa attività che ho cercato di spiegare ha una matrice tecnica, ma è di natura amministrativa, non è politico-partitica. Che tutta la polemica non vada dietro a cercare sempre ragioni che non sono le vere e autentiche ragioni su cui io qui ho giurato di nuovo davanti a voi. Io ve l'ho detto con autenticità e solennità, perché non c'è assolutamente altro. Se riuscirò in questo compito è grazie all'aiuto di tutti, nessuno è escluso. Quanto io andrò a svolgere nel mio ruolo, nel mio incarico così importante, sarà assolutamente in linea, in prosecuzione con gli assessori che mi hanno preceduto, quindi con l'assessore Perna e con l'assessore Panarello. Questa è una cosa che, a cui tengo moltissimo. Intendo iniziare il mio percorso attraverso quella che è la linea che io ho sempre adottato per quanto riguarda la mia attività nell'ambito della cultura in genere, ma quello di un'apertura e di un dialogo con tutti. Io spero anche proprio di ricevere da tutti voi anche consigli, idee, perché questo deve essere proprio un cantiere di idee che noi dobbiamo proseguire rispetto a quello che già era stato fatto prima, ma incrementare idee progettuali per la nostra città. Volevo solo salutarmi in questa nuova veste semplicemente per ribadire appunto il mio impegno a dare il mio apporto alla Giunta anche in questa nuova veste. Io in questo momento sono molto preoccupato e anche molto agitato. Oggi pensavo a cosa diranno, così dirà l'autista del bus o il netturbino fra qualche giorno se non riesco a far pagare lo stipendio. Mi sento una responsabilità addosso sia come giunta sia come amministrazione in generale. E questo pensiero mi sta tormentando in questi giorni, non vi nascondo che ho veramente gravi, cioè pensieri veramente pesanti, e vorrei che insieme trovassimo una soluzione, perché da qui poi può avvenire di tutto, ma questo è importante che lo facciamo insieme.